scendiamo in piazza per mettere al corrente il consumatore finale di non mettere a rischio la sua salute e di non andare dagli abusivi, non frequentare le persone che fanno il lavoro in modo abusivo perché non hanno né le competenze né l'igiene né la qualità che invece un vero professionista ha. Se andiamo a vedere il dato sull'abusivismo e su quello che l'abusivismo crea, sono circa 9 milioni l'anno di soldini che non entrano nelle casse dello Stato. Parrucchieri ed estetistico maschi in piazza contro chi esercita la professione in maniera abusiva. Nel solo territorio di Como nel 2010 si stima che il tasso di irregolarità del lavoro nel settore acconciature ed estetica è del 9,5% e alimenta la concorrenza sleale con un impatto complessivo di 8,6 milioni di euro. La protesta si terrà domenica dalle 9 alle 13 in Piazza Duomo a Como, una settantina gli operatori che hanno già aderito. Sarà una mattinata per informare e sensibilizzare i cittadini soprattutto riguardo alle condizioni igienico-sanitarie messe in atto a tutela della salute. Insomma, i professionisti lanciano un appello: non bisogna farsi attirare solo da prezzi bassi. Nella categoria degli abusivi sono tutti coloro che lavorano, che vanno per le case, che lavorano in nero, diciamolo, che lavorano in nero, che il cliente è lui che sceglie dove deve andare. Noi non siamo assolutamente contro nessuno, non voglio parlare assolutamente di razzismo perché non mi appartiene. Quello che invece voglio mettere in luce è che un cliente è lui che sceglie, ma deve saper scegliere e non deve rischiare la sua salute. L'obiettivo principale della protesta organizzata da Confartigianato, il cui motto è "per apparire non devi soffrire", è dunque informare la popolazione sui rischi che si corrono, anche perché in alcuni casi chi esercita abusivamente non ha neppure conseguito la qualifica professionale. Ai miei colleghi che esercitano abusivamente vorrei per prima cosa ricordare la particolarità e i rischi che si corrono a operare a non essere a norma. Ovviamente i costi sono differenti per chi esercita con regolare qualifica e nel rispetto delle regole, per quanto riguarda soprattutto i requisiti legati al personale, formazione compresa, e ai negozi. Quello che porta a un costo, innanzitutto il locale dove sei, il personale che hai, i prodotti che utilizzi e tutte le varie normative che ti portano ovviamente ad essere in regola.